mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi super mega video, oggi parliamo dei prodotti dei provenzali. Allora, oggi ho deciso di dedicare questo video a questi prodotti dei provenzali. Ho acquistato alcune cosine dei provenzali con cui mi sono trovata benissimo, anche perché i provenzali ultimamente ha fatto questa linea bio buonissima, senza paraffina, parabeni, senza petrolati, senza, comunque senza schifezze, ma totalmente bio, e il che ci piace molto, perché voi sapete che mi sono avvicinata un po' al mondo bio. Quando riesco compro, utilizzo prodotti bio, e quindi diciamo ho iniziato questo mio percorso e ho deciso di parlarvi di questa linea dei provenzali, che sembra proprio ottima. Allora, prima cosa di cui vi parlo, che vi ho fatto vedere anche in un altro video dei preferiti del periodo, è questo qua, il detergente intimo dei provenzali, provenzali bio, appunto questa linea bio dei provenzali, appunto senza schifezza all'interno. Ci sono due foglietti, si stacca, qui ci sono, c'è l'inci, vabbè, c'è l'aloe vera, la betulla, e ovviamente non ci sono profumi allergeni, oli per esempio sintetici, ma tutto bio, tutto naturale, tutto estratto da piante naturali, che ovviamente non danno problemi, non danno allergie, soprattutto per un detergente intimo. Io l'ho pagato 2,50 € in offerta da Orizzonte, e ora vabbè, lo trovate tipo a 3 euro, però per essere un detergente bio è eccezionale. Io ne ho preso un altro invece, di un'altra brand, sto provando, poi mano a mano vi faccio sapere. Comunque con questo mi sono trovata benissimo. Altro prodotto dei provenzali che ho provato è il contorno occhi. Già ne avevo parlato forse in un video di qualche mese fa. Allora, io ho preso questa, la rosa moschetta, il provenzale ha fatto questa linea, la rosa moschetta, viso, olio, perché è cicatrizzante, ha un forte potere idratante, nutriente. Io l'ho usato tutta l'estate, prima della protezione solare, soprattutto quando andavo al mare, perché quando andavo al mare mettevo il siero e poi la protezione solare, quindi oltre al siero mettevo anche una crema idratante per quanto riguarda il contorno occhi. Non vi aspettate che tolga occhiaie, macchie scure, è solo un idratante, però se necessità, tipo come me, ecco, che io avevo bisogno di una forte idratazione dovendo andare al sole, oppure se avete problemi di secchezza, questo fa per voi. Idratante, effetto sguardo luminoso, ovviamente cosmetico biologico certificato. L'olio di rosa moschetta ha un forte potere rigenerante, quindi se lo volete usare, non questo contorno occhi, ma per esempio l'olio di rosa moschetta sulle macchie, su cicatrici, è perfetto. Io non l'ho trovato, per questo non l'ho acquistato, ma altrimenti avrei voluto tanto prenderlo. Vi ho detto, non è eccezionalmente, cioè non è una cosa, toglie le rughe, toglie le macchie, no, toglie le... è un trattamento da giorno, leggero, perfetto sotto il make up, oppure come facevo io quest'estate, perché poi si è consumato, sotto la protezione solare per andare al mare. Quindi magari questo lo usate di giorno, la sera usate uno specifico, che io sto usando quello dell'Agrilu, perché comunque ho le mie belle occhiaie e lui mi aiuta anche con le rughe di espressione. Quindi costa pure poco, costa tipo 3,50 € 4 euro al massimo, ma è eccezionale come prodotto giorno anche sotto il make up. Poi altro prodotto eccezionale che ho trovato dei provenzali è l'olio di semi di lino. L'olio di semi di lino, questo qua, e questa è la confezione. Lo tolgo perché sta nella bottiglia di vetro. Allora, perfetto, puro al 100% ovviamente, perfetto per i capelli. L'odore non è dei migliori, un po' sgradevole, però se voi fate un mix tra olio di cocco, olio di mandorle, olio di semi di lino, l'odore svanisce. Oppure se lo utilizzate prima dello shampoo, come impacco pre-shampoo, vedrete che poi lavando i capelli l'odore svanisce.
però ha una, è una bomba, cioè per i capelli danneggiati, secchi, sfibrati, tipo che sono tornati, siamo tornati dal mare, quindi ce l'abbiamo tutti un po' così, perché il mare, la salsedine, il sole ce li ha un po' stressati, un po' più del solito, lui è eccezionale. Io lo sto utilizzando da un mese e mezzo perché faccio gli infatti ogni volta che faccio lo shampoo ed è buonissimo, è efficace anche sulle doppie punte, appunto qua, anche per chi ha la forfora e i capelli ovviamente danneggiati. Qui dice di tenerlo in testa, cioè sulle lunghezze, almeno per 10-15 minuti. Io lo tengo un'ora, anche due quando riesco, e non ho grandi problemi. 100% vegano, non è testato sugli animali, senza oli minerali, senza silicone, materie sintetiche, parabeni e bla bla bla. Costa intorno ai 5 euro, forse 6 euro. Se lo trovate in offerta tipo nei grandi magazzini lo pagate anche a 4 euro perché l'ho visto più di una volta ed è ottimo, ottimissimo, e ve lo consiglio. In abbinata all'olio provate anche lo shampoo. Io ho preso anche lo shampoo ai semi di lino, vedete già sta a metà, con aggiunta di pantenolo, tutto bio, tutto naturale. Ragazzi, sappiate che io da quando sono passata per i capelli al bio, quindi senza, soprattutto senza siliconi, prodotti senza siliconi, i miei capelli sono rinati, durano, lo shampoo mi dura 5-6 giorni, prima ogni 3 li legavo e al quarto giorno li dovevo lavare. Sono puliti, sono leggeri, sono liberi da tutto sporco, stress, ex siliconi appiccicati in testa, diciamo ex schifezze che ho utilizzato in passato. Questo c'ha l'aggiunta di pantenolo, c'è scritto per capelli tinti e danneggiati, ma se, cioè io ho solo i capelli un po' danneggiati, ma danneggiati dal sole, ecco, diciamo io sto facendo una cura strong per... come rientro dal mare, ecco, però non è che ho tutti questi capelli danneggiati, però sappiate che è ottimo. Poi essendo trasparente, molto leggero, quindi diciamo non appesantisce neanche i capelli. Qua c'è scritto appunto ideale per capelli stressati, tinti, vabbè, con permanenti, ma io ovviamente la permanente si vede, la permanente non ce l'ho. Però è ricco di, vabbè, semi di lino ovviamente, olio di semi di lino, c'è il karité, c'è il pantenolo, e ci sono le proteine del grano, quindi diciamo è ottimo, senza addensante di sale, quindi non dà quell'effetto steppa, e senza SLS, SLS e parabeni. SLS sarebbero i sodium solfati, quindi è testato dermatologicamente, bla bla bla, sempre vegano, bla bla bla. 250 ml e se non erro lo pagate 2,50 euro, massimo 3,50 euro, però è vero, c'è un po', cioè uno shampoo che rispetto a quelli di 1 euro, però è ottimo. Io mi sono trovata benissimo, lo alterno con un altro shampoo che ho preso all'MD che ha un ottimo inci e mi trovo benissimo, cioè faccio questo alternante, penso che si vedano, i miei capelli non sono più così depressi come in passato. Allora ragazzi, spero che questo video sui prodotti provenzali vi sia piaciuto. Io se trovo altro che mi interessa, penso di lo acquisto, poi ovviamente facciamo un video, farò un video aggiornamento per dirvi questo funziona e questo no, questo va bene per la pelle grassa e questo no. Non ho preso la linea La Rosa Moschetta perché momentaneamente ho ancora la pelle troppo grassa per usare prodotti troppo cremosi, troppo ricchi, ecco, che fa ancora molto caldo e quindi conosco la mia pelle. Vi mando un bacione, vi ringrazio perché mi seguite sempre in tante, appunto fatemi sapere voi che cosa usate dei provenzali, quando acquisterò qualcos'altro faremo un video aggiornamento. Spero che questo tipo, questa tipologia di video vi piaccia, iscrivetevi, lasciatemi un like e un bel commentino e alla prossima, ciao ragazzi!